Ma buon salve a tutti, avete passato un buon Black Friday, avrete speso i milioni? Io no, ho preso soltanto una cosa e adesso ve la farò vedere. Ho iniziato a comprare morbosamente una serie e l'avete vista nel video letture e sto continuando ancora a leggerla e a comprarla, perciò iniziamo. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il mio unico acquisto del Black Friday, ovvero Kingdom Hearts 1.5 più 2.5, che contiene tutto, praticamente, tranne il 2.8 che è quello che contiene Dream Drop Distance 0.2 e qualcos'altro. Questo contiene il primo Kingdom Hearts, il secondo Kingdom Hearts sempre in Final Mix, Chain of Memories, Birth by Sleep, non solo i filmati, quindi tutto quanto il gioco. E poi i filmati di 358 Due Days e Recoded. Si sta avvicinando la data di Kingdom Hearts 3, quindi l'ho preso e l'ho preso a 24 euro, quindi un prezzo abbastanza basso per tutto quello che offre questa collection, diciamo. No, diciamo un paio di cazzi, è una collection praticamente. E niente, io l'ho anche linkata su Telegram, quindi iscrivetevi a Telegram se non lo siete ancora, perché lì pubblico i link delle cose magari in sconto o piccole cose che possono trovarsi su Amazon sempre a sconto, ovviamente con i link di referral che neanche a dirlo mi fanno fare quei due soldini che magari a fine anno mi permettono, o a fine anno o dopo un sacco di mesi, mi permettono di prendere o un paio di manga o qualche altra cosa che comunque faccio vedere ogni tanto sul canale. Quindi Kingdom Hearts e poi faccio vedere un paio di cose, dato che a Cagliari, dove vado io in fumetteria, ci stava Massimo Dall'Oglio. Se vi ricordate da un po' di video fa, quando andai al Giocomics, non riuscii a incontrarlo, incontrai soltanto Adriano Barone che mi fece una dedica che mi fece davvero tanto tanto ridere, che era Ad Alessio, mi spiace di non essere Max, ma sono contento che ti sia piaciuto. Adriano, quindi finita così la dedica. Poi sono riuscito a farmi fare la dedica anche da Massimo, non solo in questo volume, ma anche in questo e anche in Agenzia Alfa. Però non avevo il tempo per lo sketch, quindi pazienza. Poi ho preso anche una stampa, diciamo così, dove mi ha fatto la firma. Semplicemente, magari me la metterò in foto perché qua non ce l'ho, ce l'ho da un'altra parte. E Massimo mi ha scritto nella dedica: alla fine ci siamo conosciuti, ti è. Quindi niente, questa è la dedica completata finalmente con entrambi. Avrei voluto anche lo sketch, però non si poteva. Poi qua una piccola firma, cioè alla fine va benissimo così. Va benissimo, assolutamente così. E poi questa è la prima opera che ho letto di Massimo e da lì mi sono innamorato dei suoi lavori e devo anche recuperare i suoi vecchi lavori, quello sì. Perciò andiamo avanti con Morgan Lost e Dylan Dog, l'ho preso ieri, quindi non so che dirvi, devo ancora finire tra l'altro di leggere Morgan Lost, quindi insomma, tutto così, questo lo spostiamo se non mi dimentico. Poi Venom, il 17, ma mi pare di averne anche altri. Oddio, c'è tutto un casino qua. Sì, poi il 16 e il 17. Ora dovrebbe essere ripartito col numero 1 della Marvel, non lo so. Legacy? No, Legacy è questo. Perciò è ripartito da 1. Sappiamo soltanto questo, almeno so solo questo. Lo continuerò. Sì, devo ancora leggere tutto quanto perché, come avete visto dal video letture, se l'avete visto, sto andando avanti con una certa lettura e sono bloccato praticamente su quella. Poi Amazing Spider-Man si rinizia anche qua, numeri 1 e 2. In questo caso non sapevo se portarlo avanti, però dai, lo prendo sulla fiducia al massimo, poi lo rivendo, vedo un po' cosa fare. Poi Il giorno dei morti di Ricciardi, le stagioni del commissario Ricciardi. Qua mi fermo perché pensavo finisse al 4, invece continua per tanti altri romanzi. Sono 7,90 euro. No, sono 11 da 7,90, perciò ho evitato. Poi ho preso Dampir, no, il santo venuto dall'Irlanda. Questo l'ho preso per una semplice ragione.
C'ha dei disegni che sono la Madonna. Adesso vi faccio vedere. Poi, a parte questo, che non è neanche uno dei più belli, però è bello comunque sia. Spero che si veda perché ho messo la lampada da un'altra parte, perché sì, io mi illumino con una lampada, non ho i mezzi professionali. Abbiamo questo. Vi faccio vedere proprio alcuni disegni che sono stupendi, tipo questo qua. Ragazzi, l'ho comprato così sulla fiducia, poi quando lo leggerò vedrò se è una storia buona o una cagata, però c'ha dei disegni che sono davvero, davvero stupendi. C'è anche qualcosa legata a Lovecraft, come questa, che non lo è neanche tanto rispetto ad altre, che sono questa. Questa qui è proprio Lovecraft all'ennesima potenza. Cthulhu, dai, cazzo, questa è Cthulhu per forza. Niente, c'è un sacco di roba bella. Forse ce n'è un'altra. Forse ce n'è un'altra. Guarda anche questa. Ve le ho fatte vedere praticamente tutte le immagini bellissime. Mi metto magari più basso perché forse va tagliando. Quindi è assolutamente bello, bello, bello per i disegni. E devo leggere la storia. Dragonero, qua si riparte con un'altra grafica di copertina, secondo me più sobria, più figa. E niente, devo leggere, devo andare avanti. Sono fermo di nuovo con Dragonero perché ho iniziato a leggere quella cosa lì. Deadwood Dick, il numero 5, mi sembrava il 4, il 5, altri due numeri e finisce. Poi Dylan Dog, il ritorno del mostro di Tiziano Sclavi. Sono fermo anche qua. Ormai lo sapete, se vedete i video acquisti e i video letture sapete come funziona tutto ciò. Quando leggo qualcosa lo faccio vedere nel video letture, anche se mi ero dimenticato di far vedere nel video letture Dr. Stone, poi ne parlo un attimo in breve, anche se ne ho parlato già su Telegram. Poi ho preso La Terra dei Figli nell'edizione da edicola perché mi mancava, costava 10 euro in meno rispetto a quella Coconino e l'ho presa. Hai visto, GP, alla fine la variant è uscita davvero. Se vi ricordate, è quel video che fece un po' di Lucca Fa, se non sbaglio. L'ho visto da poco in realtà e mi ha fatto un sacco ridere, davvero bello. E qua c'è niente, la coso così. La coso così. Comunque sia, ancora non l'ho letto, però sono fiducioso perché mi piace un casino come racconta Gipi, mi piacciono i suoi disegni. E niente, lo leggerò e ve ne parlerò in qualche modo. Boh, passiamo alle cose di cui ho parlato nel video letture. Jojo, Ventoaureo, Stone Ocean e adesso anche Steelbound Run, perché sì, perché no? Sono arrivato al volume 8, devo leggere gli ultimi due, 7 e 8. E non sono riuscito a parlare nel video letture perché ancora non mi era arrivato l'1. Il giorno dopo mi è arrivato il numero 1 e perciò l'ho iniziato a leggere. E continuerò con le scan finché non arriverò a JoJolion, perché voglio arrivare assolutamente a JoJolion. Di questi ne ho parlato nel video letture insieme anche a Stardust, no, che cazzo dice la Stardust? A Diamond is Unbreakable, e li ho comprati tutti quanti, tutti di questo e tutti di questo, come anche tutti quelli di Steelbound Run fino all'8. Perciò non li metto qua per puro casino, altrimenti non c'è spazio. Sappiate però che ho completato tutte quante le serie, sono quasi praticamente in pari, anzi, sono in pari con le pubblicazioni di Steelbound Run. Tra breve lo sarò anche con JoJolion, fidatevi perché come sto messo io adesso arriverò sicuro in pari. Quindi anche Steelbound Run che sto leggendo e mi sta piacendo davvero tantissimo. Ci ho messo un po' a riambientarmi, diciamo. Almeno tre volumi mi ci sono voluti. Al quarto è partito proprio. Mi è piaciuto da morire e là mi sono completamente innamorato della serie e dei disegni di Araki che sono ancora, ancora, ancora migliorati. Poi, numero 5 di Boruto, niente da dire, è Boruto e si va avanti. Poi, 3, 4 e 5 che ho messo in casino così, di Nichijou, li sto continuando a leggere, ho letto fino al 3, mi mancano 4 e 5 da leggere, è molto molto divertente, molto leggera, molto demenziale come serie. Ne ho parlato anche altre volte, ne parlai anche in un video nel canale di Anime Click che ora è abbastanza datato e quindi dovrei rifare molto meglio in realtà, perché ci sono delle gag qua dentro che
messe in un video ci possono stare, dovrei prenderle però dall'anime perché sono realizzate davvero da Dio nell'anime, sono bellissime. Guardatevi l'anime di Nichijou perché non ve ne pentirete di farti delle grasse risate che non avete idea. Poi, Dr. Stone, dicevo, l'ho letto, mi è piaciuto, mi sono piaciuti. A me piacciono le storie quando l'umanità torna indietro e quindi deve iniziare da capo. Però le cose devono essere fatte bene, sembrano fatte bene, vediamo come andrà avanti lo sceneggiatore, ovvero Riichiro Inagaki, che è lo stesso di Eyeshield. Mi sembra di aver sentito che è lo stesso di Eyeshield 21. All'inizio c'è questo poster, sì, ho preso la Limited perché ho i soldi e quindi ho preso la merda, non farlo vedere in questo modo. Vediamo se riesco in questo modo qua. Tiè. C'ha l'immagine super figa, la copertina, la sovracopertina super figa. Mio fratellino invece ha preso la Variant, quindi ho anche quella che però è da un'altra parte, ma non la vado a prendere. Mi è piaciuto tanto, però alcuni personaggi non si fanno troppe domande, soprattutto questo tizio qui, che adesso cerco di farvi vedere dove cazzo stai. L'ho beccato subito e subito l'ho riperso. Eccolo qua. Sto tizio non si fa troppe domande, mena e basta, e un po' mi dispiace. Vediamo come andrà. Vediamo assolutamente come andrà. Poi, Helvetica Standard, Bold e Italic. Sì, Italic. Ne ho parlato nel video letture, almeno per quanto riguarda Bold. È una raccolta di tutto lo scibile di Harawi, di tutto quello che ha fatto con Nichijou. C'è anche qualcosa di City, se non sbaglio, forse in Italic, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare assolutamente di no. Ma mi sembra di aver letto qualcosa. Boh, non saprei. Comunque sia, c'è un sacco di roba anche in Italic. Devo leggerlo ancora. Ci sono anche delle parti scritte a un certo punto che cercherò. Eccolo qua. Che sono un po' più difficili da comprendere, però ci sono, quindi se conoscete l'inglese molto molto bene, sono assolutamente da comprare. Se poi amate Nichijou, ancora ancora meglio. Poi Shino non sa dire il suo nome, non l'ho ancora letto, stavo per farlo un giorno, però mi sono un attimo fermato, ho detto no dai, lo leggo in un altro momento, lo farò. E Ushimi, io adoro assolutamente Ushimi, e quando sarà, quando lo leggerò, probabilmente ci farò un video a parte, perché per Ushimi devo farlo. Poi ho preso My Ball, il numero 1 è in tedesco questo volume, benché sia della Planet o Panini, quello che è. È in tedesco e l'ho preso perché sto leggendo le scan e mi sta piacendo un sacco. È un ecchi sul calcio davvero davvero divertente. Anche di questo ne ho parlato nel video letture, quindi se volete sapere qualcosa in più andatevi a vedere quel video. Poi il numero 10 di Murcielago, ragazzi, ci sono delle cose qua dentro che neanche a dirvelo, neanche a dirvelo, capolavoro assoluto della vita. Poi Yona, il numero 2, è già uscito il 3 se non sbaglio, e non l'ho ancora letto, però lo farò presto perché il primo mi è piaciuto davvero davvero tanto e quindi lo porterò assolutamente avanti. Il numero 8 di Come dopo la pioggia, non so se sia uscito il 9, forse sì. Siamo addirittura d'arrivo. Comunque, quando uscirà il 10, prenderò 9 e 10 e leggerò tutto quanto di botto. Il 16 di Adventure of Sinbad. Sono un po' indietro con sta serie. Devo leggere dal 7, no? Dall'11. Dall'11 in poi devo continuare a leggerlo. Perciò sono indietro, non so se aspettare ormai la fine e leggermelo tutto di botto, perché dopo la fine di Maghi ho un vuoto dentro e neanche questo riesce a colmarmelo così come doveva essere, perciò non lo so, devo meditare la questione. Gideon of the Third, numero 2, anche questo lo porterò avanti, sono solo 8 numeri, quindi perché no? I disegni sono stupendi, neanche a dirlo, io adoro il tratto di questo autore, mi piace davvero, davvero tantissimo. Parla della rivoluzione francese, sì, un anno prima della rivoluzione francese,
Adesso devo informarmi bene, però mi pare di sì, e devo ancora parlarne nel Focuson. I volumi del Focuson ce li ho ancora da una parte. Non ho avuto il tempo, ho avuto il tempo di fare sto video solo di notte. Sì, è notte, quindi mi tocca farlo adesso e basta, non ho proprio tempo per fare un cavolo. Quando riuscirò, lo farò. The Promised Neverland, il 6. Non so se è uscito il 7, ma non mi ricordo. No, ma mi pare di no. Il 6 l'ho preso l'altro giorno in fumetteria, perciò sì, ok, sono in pari. Non mi ricordo più un cavolo. Come quando ho comprato il numero 3 di Made in Abyss senza avere il 2, perché avevo il poster attaccato del 2. Nice. Nice. Numero 5 di Nanekaoru. Ma che lo faccio a dire? Questo è stupendo, questo è un capolavoro. Dovete comprarlo. Il numero 57 di Kenichi, Dai che finiamo, e il numero 8 in inglese di Happiness. Ma che cosa ve lo dico a fare? Guardate la copertina, vi faccio vedere un paio di immagini, è tipo questa, ah, questa, oppure questa. Sono proprio quelle finali che vi fanno godere il piripacchiolo, eh? Dai, che siete vicini anche voi in Italia con... Cioè, sono anch'io in Italia, però siamo vicini alla pubblicazione italiana con il numero 8. Poi sicuramente si rallenterà un sacco perché il 9 o è uscito o sta uscendo in Giappone. Non so se arriverà prima in inglese o prima in italiano, a me dopo tutto non importa, io continuo a leggerlo in scan e continuo a comprare i volumi in inglese perché il formato grande, fidatevi per quest'opera. Rende, io ve lo dico, guardate che cazzo di bellezza è. Dal video non capirete, però questo formato, invece che questo, rende tanto, davvero tanto. Non è neanche questo qua, è leggermente più grande, quindi è questo. Ma quel poco in più rende davvero tantissimo, tantissimo. Quindi se qualcuno è ancora indeciso se comprare Happiness in italiano o in inglese, ci ho fatto un video. Mandatelo a vedere sia per quanto riguarda la copertina, per l'interno, per le pagine, tutto quanto, dategli un'occhiata. Solo un po' mi dispiace che ultimamente non ci sono pagine a colori all'interno dei volumi, perché probabilmente l'autore si sta basando più sulla storia che su disegni a colori, su qualcosa di contorno, però anche solo il fatto di avere un volume grosso così per me è una cosa assai good. Quindi il video è finito. Se mi sento un po' English dicendo queste cazzate, tipo nice, good, queste cazzate qui. Quindi ho fatto il video, il più spero bene possibile, spero senza tagli, il meno possibile. E noi ci vediamo a un prossimo video quando probabilmente i monti si squaglieranno. Niente, è il braccio che ha schioccato. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!